La prima sentenza della Corte Costituzionale, numero 1 del 56, è una sentenza importantissima, ma non solo perché è stata la prima sentenza della Corte, ma perché ad essa avevano partecipato, sono stati uditi come avvocati, gente del calibro di Costantino Mortati, Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli ed altri, molti dei quali, e Piero Calamandrei, molti dei quali sono diventati successivamente giudici costituzionali. Perché è importantissima questa prima sentenza, e non solo perché, ripeto, è la prima? Perché intanto fu dichiarata illegittima una norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, e è denso di significato è che la prima decisione della Corte abbia riguardato una norma del periodo fascista, norma contro la quale a sollevare questione di legittimità costituzionale erano state ben 30 ordinanze di rimessione dei giudici di tutta Italia, da Milano a Gioia del Colle. E ciò ha dimostrato una sensibilità del giudice di fronte alla Costituzione, alle questioni di costituzionalità. Però qui bisogna dire che, poiché nel periodo dal 48 al 56, prima della sentenza che qui stiamo commentando, era affidato a tutti i giudici provvisoriamente il controllo di costituzionalità, invece questo, i giudici, in quanto depositari, diciamo, di questo potere transitorio prima dell'entrata in funzione della Corte nel 56, non l'hanno esercitato, hanno, come vedremo poi un po' più avanti, specialmente i giudici superiori non hanno esercitato quel controllo che pure provvisoriamente sarebbe loro spettato. Allora vediamo questo contenuto della prima sentenza. La norma dichiarata incostituzionale era in un certo qual modo una manifestazione autentica del regime totalitario, in quanto subordinava all'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza una serie di attività che erano libera espressione della manifestazione del pensiero: la distribuzione di volantini nella pubblica strada, l'affissione di manifesti o giornali, la comunicazione mediante altoparlanti in strada. La norma fu dichiarata incostituzionale per violazione dell'articolo 21 che proclama la libera manifestazione del pensiero. È una sentenza storica, allora, non solo perché ha affermato un fondamentale come questo, principio di libertà, la manifestazione del pensiero, ma anche perché in essa il giudice delle leggi ha fatto importantissime affermazioni di carattere teorico che poi avrebbero, diciamo, guidato l'attività della Corte successivamente. Vediamo quali sono. La Corte ha preso posizione su un tema molto dibattuto all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, la distinzione cioè fra norme precettive e norme programmatiche. La Carta Costituzionale è composta di due tipi di norme, no? Le norme vere e proprie regole e le norme, diciamo, che si presentano come direttive nei confronti
del legislatore. Le prime sono regole, sono direttamente, adesso facciamo degli esempi, le prime sono direttamente applicabili, le seconde invece in quanto direttive richiedono un intervento del legislatore perché esse possano poi produrre effetto. Facciamo gli esempi. L'articolo 13, terzo comma della Costituzione, stabilisce una regola. Afferma che i provvedimenti provvisori dell'attività di pubblica sicurezza devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, che nelle successive 48 ore deve convalidarli. E questa è una norma regola, perché non ha bisogno di nessuna attuazione. È solo doveroso che non vi siano leggi che contrastino con questo contenuto. Facciamo l'esempio invece di norma principio. Articolo 36, primo comma della Costituzione. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ma perché il lavoratore possa avere questa esistenza libera e dignitosa? Sono necessarie leggi che disciplinino la retribuzione del lavoratore. In realtà la giurisprudenza però poi successivamente ha riconosciuto natura precettiva anche a questa norma, che sembra proprio una norma programmatica, norma principio, ma questo è un aspetto che poi la Corte abbia in seguito alcune norme principio trasformate, per così dire, in norme regola, fuoriesce adesso dall'analisi della prima sentenza della Corte. Questa distinzione comunque fra norme regole e norme principio è stata utilizzata soprattutto dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato per fare che? Per applicare il meno possibile la Costituzione. Dice, vabbè, ma se non ha una principio ci vuole il legislatore, quindi per ora no, non si applica. Si sosteneva cioè che non tutte le norme costituzionali fossero complete e immediatamente applicabili, anzi la gran parte di essa conteneva soltanto principi e direttive che avrebbero dovuto essere applicate e sviluppate solo dal legislatore futuro. Questa lettura, questa distinzione, è stata negata proprio dalla Corte Costituzionale nella sua prima sentenza, la quale proprio afferma che la nota distinzione testuale fra norme precettive e norme programmatiche non è decisiva, proprio così scrisse, non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare in determinati casi anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche. Voi capite che questa è stata una rivoluzione rispetto al pensiero della giurisprudenza, soprattutto alla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato, enunciando un principio che sarebbe rimasto uno dei punti fermi della propria giurisprudenza. La Corte ha riconosciuto uguale efficacia a tutte le norme costituzionali, soprattutto a quelle norme che costituiscono l'aspetto maggiormente innovativo della nostra Costituzione rispetto alle carte costituzionali dell'Ottocento, cioè quelle che contemplano i diritti sociali. Poi passiamo a un ultimo aspetto fondamentale. Il controllo di costituzionalità investe anche norme anteriori alla Costituzione.
Questo fu stabilito dalla sentenza numero 1 del 1956. Soluzione che non era l'unica ipotizzabile. Per esempio, il Bundesverfassungsgericht, la Corte Costituzionale tedesca, stabilì diversamente. Perché la Corte, in ipotesi, avrebbe potuto ritenere che le leggi anteriori alla Costituzione, incompatibili con la Costituzione, non dovessero essere soggette alla dichiarazione di incostituzionalità, perché già implicitamente abrogate dalle nuove norme successive, dalle norme costituzionali. Da un punto di vista teorico, se c'è un'incompatibilità tra una norma successiva di pari grado di grado superiore ad una precedente, successiva di grado superiore, come nel caso nostro la Costituzione, ad una precedente, a una legge, tale incompatibilità potrebbe benissimo risolversi con l'abrogazione della legge, della norma più vecchia, da parte della Costituzione sopravvenuta. Dire che questa incompatibilità si risolve con l'abrogazione, però, sta a significare che la norma precedente subisce una delimitazione di efficacia, cioè non viene proprio espulsa dall'ordinamento, continua a esistere, solo che non si potrà applicare per i casi futuri. Vale a dire che non ha più efficacia, ma dal momento in cui entra in vigore la nuova norma con essa incompatibile. Diverso invece è l'annullamento della legge. Quando l'incompatibilità fra due norme si risolve con l'annullamento della norma annullata, la norma annullata viene proprio espulsa dall'ordinamento, non esiste più ed è come se non fosse mai esistita, perché viene privata di efficacia fin dal momento della sua introduzione, quindi anche con rispetto ai fatti che fino allora aveva regolato. La Corte quindi sceglie la strada dell'incostituzionalità, vedete, perché ha un effetto pratico molto, molto importante, decisivo. La Corte non solo ha potuto colpire con l'ipotesi così più radicale l'annullamento o eliminazione delle leggi anteriori di epoca fascista e quindi bonificare l'ordinamento dalle leggi del regime, ma al tempo stesso ha concentrato su di sé e non l'ha lasciato nelle mani dei giudici ordinari, che si erano mostrati, come ho detto già prima, tiepidi nell'effettuare il controllo di costituzionalità in quel periodo in cui la Corte non era stata ancora istituita e la Costituzione aveva affidato tale loro compito, i giudici non è che l'avessero esercitato questo potere, che pure provvisoriamente, transitoriamente a loro spettava. Il potere di controllare non solo la compatibilità delle leggi future, ma anche quelle di anteriori alla Costituzione. È tutto questo che ho appena illustrato che serve a dimostrare l'importanza di questa prima sentenza della Corte Costituzionale, che ha aperto una strada che ancora oggi si segue sostanzialmente, ma che poi ha ricevuto ulteriori sviluppi.